l'onore di incontrare Edoardo Mangiarotti. Cosa si prova ad essere la scherma mondiale fatta persona? Cosa si prova? Guardi, questa giornata è veramente è una cosa unica, commovente anche per me, perché i giornali che mi hanno dedicato pagine praticamente a questa manifestazione, altri che ancora seguiranno la giornata, vi devo dire che mi ricordano quello che ho fatto durante i miei 90 anni di vita, sia da sportivo e altro. Evidentemente è una cosa che fa battere il cuore, che lei mi sta facendo questa intervista, ma non dico che io ho, mi sale veramente, il mio cuore sta battendo forte e spero che continui bene a battere, magari così come oggi, per altri 90 anni. Speriamo bene, guardi, è una cosa veramente unica che non mi ero mai atteso che avesse una risonanza così, così viva nello sport italiano e anche mondiale. Ecco, lei è la testimonianza che vivere lo sport nel modo giusto regala grandissime soddisfazioni. Cosa ha da dire a quei giovani o anche a quegli sportivi che non capiscono realmente cosa devono fare per ottenere dei risultati in questo ambito? Devono credere in loro stessi e quando abbracciano un'attività non abbandonarla, seguire i consigli di coloro che li guida e mai abbandonare per altri futili motivi. Quindi praticamente lo sport è un impegno che noi prendiamo dentro di noi, ma soprattutto quando si diventa campioni è veramente un impegno che noi abbiamo verso il nostro paese ed è quello che io ho cercato e che dico ai ragazzi: ragazzi, cercate di imitarci noi vecchi sportivi, perché praticamente il nostro paese ha bisogno di tanti campioni che possano onorarlo sulle piste e in tutte le riunioni del mondo. Quindi essere italiani è una cosa veramente orgogliosa. Io quando vedo, ho fatto 61 volte sono andato sui podi e vi garantisco che mi commuovevo, e ancora adesso a 90 anni quando vedo gli altri che vincono, questi giovani, io mi sento veramente qualche cosa sempre che mi attanaglia e che mi commuove. Quindi questo è quello che il feeling che riconoscono coloro veramente che lo sport lo hanno creduto e l'hanno praticato come hanno dovuto, nel rispetto delle regole e soprattutto per il loro personale, per la loro personalità e per il rispetto degli altri. La ringrazio e tanti auguri da Blogosfera. Grazie.